SIGEP 2018, ci troviamo allo stand di Izzo Forni e siamo in compagnia di Roberto Izzo, il titolare dell'impresa che simpaticamente ha aderito a questa intervista per spiegare quali sono i forni più in voga. Intanto, la Izzo Forni quando nasce? Un po' di tempo fa, diciamo nel 1951. Papà diede luogo a questa impresa che inizialmente produceva soprattutto forni per pasticceria. Poi piano piano, diciamo, il mercato si è spostato, però a incominciare dagli anni 80, sul discorso della pizzeria, della pizza al taglio in particolare. Le famose pizzetterie. Le pizzetterie che abbiamo tamponato Napoli, diciamo, il meridione, ma un pochettino tutto quello che è l'Italia, insomma, con questa nuova concept di locale, da sport, diciamo, l'antesignano dello street food, possiamo dire. E da qualche anno in questa parte, diciamo, abbiamo un ruolo molto importante per il nuovo segmento che è, diciamo, quello della pizza napoletana, che in questi ultimi 3-4 anni ha preso veramente piede nel mondo. Quali sono i clienti tipo? Tu rifornisci, ho visto, una numerosissima quantità di nazioni, cioè i tuoi clienti sono veramente ovunque nel mondo, ma in particolar modo oltre all'Italia, dove sei presente a macchia di leopardo davvero su tutto il territorio, quali sono appunto i paesi che maggiormente gradiscono i forni Izzo? Parlando principalmente dell'Italia, la pizza è nata a Napoli, quindi diciamo che fortunatamente in questo caso Napoli è un valore aggiunto per una produzione. Sappiamo, Napoli molte volte è considerato marchio di fabbrica. Infatti, la pizza è nata a Napoli, c'è chi dice in Egitto, c'è chi dice in Italia, ma in Italia sicuramente a Napoli è dove ha la maggior diffusione. Quindi il forno nostro napoletano, forno napoletano per pizza napoletana, ha effettivamente un appeal abbastanza alto non solo in Italia ma anche all'estero. In Italia forniamo ormai i maggiori gruppi d'acquisto, tutta la catena Sarni, ristorazione autostradale, autogrill, Chef Express acquistano i nostri forni per un semplice fatto, perché il nostro forno, una volta che è arrivato a temperatura, la mantiene. Diciamo, questa è la nostra prerogativa. Quindi ecco perché queste grosse catene che giocano sulla fornitura, specialmente nelle stazioni di servizio, di tanti numeri in poco tempo, devono avere un forno che dia delle performance particolari, al di là della cottura che indubbiamente è particolare. Roberto, mentre tu parlavi scorrevano le immagini di alcuni tra i forni che voi andate a realizzare, sono davvero di diversa tipologia per tutte le esigenze, ma ce n'è uno in particolar modo che ho visto è presente in più angoli del vostro stand e che io gradirei tu andassi a presentare. Sì, noi facciamo una gamma immensa di forni per pizzeria, abbiamo una settantina di modelli a camera di cottura come questo che vedete alle mie spalle, che sono, diciamo, più adatti per un discorso di pizza al taglio, di pizza anche al suolo, perché li facciamo con un particolare suolo, il biscotto di Sorrento. Ecco, facciamolo vedere nel frattempo, anche se il cameraman è posizionato per... Il suolo è un mattone in pratica, è un mattone di argilla che viene adoperato, viene essiccato all'aria e viene adoperato in tutti i forni a legna. Noi siamo gli unici costruttori che inseriscono all'interno di forni a camere di cottura questo tipo di suolo. E questo tipo di suolo sta sul forno che ormai da 3-4 anni, diciamo, possiamo dire, ha rivoluzionato il mercato della pizza napoletana nel mondo, perché è un forno elettrico che cuoce, il nostro slogan è l'unico forno a legna senza legna ed è quello con cui facciamo dimostrazione di cottura. Come si chiama questo forno ramato, perché ha una copertura ramata? Aspetto vintage, abbiamo voluto dare un look che assomigliasse, diciamo che richiamasse al passato. Quindi vintage, ma che non necessariamente dovesse richiamare un forno a legna, perché non ne vuole contrastare il mercato, vuole semplificare il mercato,
perché un forno a legna purtroppo non è inseribile in tutti i contesti, proprio perché necessita di una canna fumaria. Questo è un forno che cuoce in assenza di canna fumaria, solo con un piccolo tubicino per l'evacuazione di quello che può essere un'accidentale bruciatura della pizza, ma produce odore, vapore, acqua o profumo della pizza. Quindi è particolarmente adatto per i regolamenti comunali che ne impediscono, appunto l'inserimento delle canne fumarie. Centri commerciali, aeroporti, stazioni. È un forno che tra le altre cose è andato nelle principali trasmissioni televisive della RAI. Quindi all'interno è stato, lo possiamo dire, penso, Porta a Porta, La Vita in Diretta, Gheo and Gheo per 3-4 volte. Quindi se è stato all'interno di questi studi televisivi vuol dire che può stare dappertutto. Un vero orgoglio per voi, un vero orgoglio anche per la tradizione partenopea. Grazie Roberto. Per chi è dall'altra parte e desidera avere maggiori informazioni, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui possono scrivere? Sia per il forno che avete ripreso in dimostrazione che per tutta la nostra gamma, diciamo la nostra posta elettronica generale, che chiunque la legge ogni giorno, è info@izzoforni.it. Molto semplice. Bene, e allora noi ti lasciamo, andiamo dall'altra parte ad accettare molto volentieri questo trancio di pizza che stanno realizzando con i tuoi forni dei pizzaioli professionisti. La coda è infinita, ma insomma cercheremo di attendere pazientemente. Anche il nome richiama qualcosa di Napoli, infatti il forno si chiama Scugnizzo Napoletano. Ecco, ancora una volta la tradizione napoletana si presenta al mondo con qualcosa, in questo caso, di molto molto professionale. Grazie Roberto, saluta pure gli amici. Grazie, saluti a tutti, alla prossima fiera.